Io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Questi sono i preferiti di luglio. Partiamo dalla cosa che ci frega meno, ossia la musica. Allora, dovete sapere che io seguo un po' di tutto, diciamo, ascolto un po' di tutto. Però il mese di luglio mi sono fissata con Rolly Custer di il video ufficiale è uscito il 3 luglio, io tipo stavo tipo in fissa tantissimo. Vi linkerò da qualche parte il video ufficiale se lo potete vedere, se volete sentire la canzone. Comunque è ora vi dico i due film che ho visto a luglio, che tipo andrò tantissimo. Allora, in realtà entrambi i film sono usciti a giugno, ma io cosa per un'altra ho visto solo a luglio. Ossia Jurassic World è uscito il 7 giugno e Papillon uscito il 27 giugno. Jurassic World, non vi dico la trama e queste cose qui perché magari potrei fare spoiler a chi non ha ancora visto il film, o per chi comunque non ha mai visto né Jurassic Park né Jurassic World. Però vi linko giù in descrizione il trailer del film, così se vi piace vi potete recuperare anche gli altri e andare a vedere il resto anche. Papillon invece racconta di Cherianne, una cosa del genere, vabbè, che cerca di sopravvivere senza diventare un criminale, ma non ci riesce giustamente perché lui vive a Parigi nel 1931, mondo malavitoso, si dice, non lo so. Viene accusato ingiustamente, viene messo in galera e insieme al suo compagno di cella fanno un piano di fuga, ma diventa un po' complicato perché vi linko anche questo trailer in descrizione se lo volete vedere. Bene, passiamo alle serie TV. Io ho finito gli esami il 10 luglio, quindi io dal 10 luglio in poi mi sono portata in serie TV. Non è che prima non lo facessi, però adesso ancora di più perché non ho più da studiare, quindi se. Però la serie TV che ho preferito nel 6 luglio è stata Band of Brothers, che in realtà non ha una trama proprio particolare, perché in realtà racconta solamente i fatti della Seconda Guerra Mondiale. Però dal punto di vista di un particolare battaglione si dica così, non lo so. Nonostante fosse prodotto nel 2001, cioè non si vede che è del 2001, raga. Io il giorno ci sono rimasta un po' male quando ho scoperto che era del 2001, perché pensavo fosse più recente. Ovviamente trovate il trailer in descrizione. Vi posso mostrare il mio libro preferito di luglio. Ovviamente non ho letto solo questo, anzi mi sono specializzata anche nel mondo libresco, ma credo il mio preferito sia stato Dracula di Bram Stoker. Vi avevo detto già precedentemente che probabilmente non l'avrei letto questo libro, almeno per il momento, però poi ho pensato che magari aprendo il canale, finiti gli esami, avrei potuto dare una chance a questo libro, perché erano tipo 6 mesi che erano in mia libreria, e quindi perché no? Quindi vi farò una breve recensione, così almeno vi beccate anche la recensione. Bram Stoker nasce a Dublino l'8 novembre 1840 e pubblica Dracula nel 1897 e muore poi il 20 aprile 1912. Incontrò un professore ungherese nel 1890 che gli raccontò la leggenda di Dracula. Quindi questo romanzo si focalizza sulla storia di Nathan Harker, che è un avvocato che si è recato in Transilvania per curare un acquisto da parte di un nobile. Quindi questo avvocato verrà poi a scoprire che il conte Dracula
è un vampiro. Questo romanzo è scritto in forma di lettere, articoli, brani scritti appunto dal protagonista. Quindi veniamo a scoprire un mondo pieno di mistero, ambientazione molto molto cupa, oscura. In realtà conoscevo Dracula solamente di sentito dire, un po' l'ho sottovalutato, l'avevo sottovalutato, ma leggendo l'ho adorato tantissimo, cioè, mi è piaciuto veramente tantissimo, nonostante è un classico, che lo sapete che io no, però ogni tanto mi sorprendono. We'll be right back.